Siamo? Sto venendo dal mio bar paninaro preferito qua, la Draghi, via Maria Politi. Dentro puliti però sporchi, no, dentro Draghi, sempre la solita cortesia, simpatia. Oh, anche un pizzico lì di rottura di coglioni, di però ci può stare, ma fa parte. Fuori però c'erano 10 scopole, 10 come si chiama? 10 signore c'erano 10 signore di famiglie diverse, perché poi ognuno si è andato con la sua macchina, sicuramente tutte plurivaccinate da anni, perché queste almeno avevano 40 anni di vaccini da nati alle spalle, alle spalle, pecorine, insomma, belle vaccinate, belle. Queste persone non fanno. Oh! Respighete, scusa! Posso andare indietro? Vai avanti, vedi queste due mettiamo. Non abitano nella stessa casa, eppure le signore stanno parlando senza mascherina. Magari avranno il vaccino, ma non hanno la mascherina. Sono vicine 50 centimetri, cioè un po' di distanza la stanno mantenendo. Quelle erano 10 persone. 10 persone tutte col vaccino. Quindi, in base a quello che ha detto il politico, che chi ha il vaccino è protetto dalla mafia praticamente, dalla camorra, perché dalla scienza non è protetto, non sarà protetto dalla mafia, dalla camorra, dalla corruzione, dall'ndrangheta, dal terrorismo, se ci fosse modo. E tutte queste cose qua, ormai di fermarlo. E quindi tutta sta gente stanno infettando. I politici stanno dicendo alle persone di infettare, non c'è differenza. O nessuno si deve fare il vaccino, manco quello che fa la siringa, manco gli sbirri, che sono sempre a contatto con lo schifo, come loro. E manco, i cicci, stesso, peggio ancora forse. Oppure tutti, indistintamente, per poi sputarsi in faccia e quindi contagiare ancora di più. Quindi se non sono chi sti spacciatori roba tinta, buchi. Poi le scoppiatine che vi verranno, già lo so, già ci sono una serie di persone che non ragionano più. Secondo di che cazzo vi hanno infilato nelle vene. Asturo mio, è che l'hanno pronto, qua sabato, l'hanno sabato, appena viro una mia che arrivo, vicino forse, io voglio dare subito, mando un carabinero, un sbirriceddo, un mafiosetto, un tranchitio, terrorista, subito, oppure qualche sbirro, subito, botteci chisto, già ce l'hanno pronto quello che mi devono iniettare, per farmi... Così chissà che cazzo sento, ora sento le voci, quando è loro magari la scossa elettrica, peggio ancora, già ho delle scosse, ma penso che sia la schiena, non penso che siano sti coglioni qua, o forse anche riescono a fare queste cose. Andiamo. Questa è Siracusa on the beach. Beach on the beach, Fimena Omena. Syracuse. Vediamo che si è spento magicamente. A tutti questi signori che mi hanno fatto ste cose, vi dico, fatevi un bel mutuo.
di 50 euro, 100 euro a testa. Così mi pagate. Quanto siete? Una cinquantina? 50.000 euro ogni mese, ancucchiando quei 50 criminali mafiosi che non siete altro, che fate queste cose. E mi fate avere, dopo qualche mese io vi dico no, non ne ho bisogno più. Il tempo che riesco a sistemarmi le cose che mi avete sfasciato e a dare a chi bisognerebbe dare. Dopodiché fatevi un bel monumento, non al bene, che non avete mai fatto. Tutti i monumenti sono tutti dedicati a presunte cose che avete fatto, opere di bene. Invece fate dei monumenti che ricordano in giro il male che avete fatto. Per esempio, non è che vi occupate dei territori poi. Dice, chiudiamo, sequestriamo tutto sto terreno e facciamoci... Non c'è bisogno, non basta, una cosa identifica io. Del male che avete fatto alla gente. Vi fate un bel mutuo, così non toccate i soldi allo Stato, mi ripagate dai vostri soldi. Questi carabinieri, i poliziotti che hanno sbagliato, le persone, lo zio, lo zio, viene strano chiamarlo zio. Magari il nome e cognome viene strano. Insomma, quelli che sono comportati e mi hanno fatto queste cose, piccolo mo, così non gli levano i soldi allo Stato. Già lo Stato italiano non è che è come uno Stato, già non hanno soldi, sono comandati a rubare. Dai, ci tengo, daini. Saranno, ed è bello quel casolare, saranno 50, 100 persone. Quante persone saranno? Questi associati diretti, quelli che direttamente mi hanno fatto del male, si sono occupati in maniera sbagliata delle mie cose. Come sanno, 50-100 persone, una decina là, una decina qua, una decina a Bologna, una decina di famiglie a San Martino, una decina di famiglie a Campomeno, una decina di famiglie qui in Sicilia, a Palazzolo, prendono 50 euro l'uno al mese e mi danno quanto sono? 50.000, 50, se sono 100, 5, 10, 10.000 euro al mese, se erano 1.000, 50.000 euro al mese. Allora facciamo una cosa, sugatemi un altro po' la minchia per un altro po' il tempo che diventate 1.000, per un altro po' di anni. E ci sono i miei figli in mezzo, non posso aspettare più di tanto. Miseria. Insomma, fatevi sto mutuo, quello che riuscite a incucchiare e non vi succederà niente. Né a voi né alla gente. Scusate, ma ho ancora un po' di virus terroristico che mi avete inoculato. E da mafia che mi sono dovuto assorbire. E da corruzione. E figli di suca. Amuto. Oh, dice il canale di Super Mpale, quello che non è che vi manda tutti a... è il canale in cui la verità lascia spazio alla super verità. No. Queste persone che cercano la prova. La prova è questa, già ve l'ho fornita la prova, ci sono i video, ve li andate a vedere anche, se volete ne faccio ancora e mi metto a filmare la gente, ma ci sono i video dove si vedono le famiglie, persone che non c'entrano un cazzo, senza mascherina, senza una minchia, c'è la minchia forse anche su vecchio, cioè, comunque senza mascherina, senza che parlano, o i pacchi c'hanno su vecchio, che parlano e buchi di culo. Che parlano vicini, faccia a faccia, se, e non si può fare, quindi questa è la prova che lo Stato, le istituzioni, i carabinieri, la polizia non servono a un cazzo, instigano
rompono i coglioni e dicono alle persone di contagiare. Questi stanno contagiando. Perché dicono che il vaccino, se ti fai il vaccino puoi sputare in faccia, puoi avvicinarti, puoi... è sicuro al 100%. Non è vero. Quindi questa è la prova che lo Stato e i suoi collaboratori, la maggior parte sono dei criminali. Ciarlatani. Quindi è la prova anche delle cose che mi hanno fatto. Se non vi bastano quelle... quelle proprio con i video, i filmati, nome e cognomi, pisci, la rocche, orecchie, frutta, verdure, Gabrielle, Gabriellette, ciocchi, come si chiama? E tutto il resto, una scarsa, una tasca, Adami Antoni, andiamoli, Irene, e molte varie, oh. Ricordatevi il motto, super impare, quello che vi manda tutti a posticipare, perché per anticipare già me l'avete abbastanza, me l'avete... Forza dopo con occhi e fare, ma come fici fare? Ora, la sta raggiungendo, riuscirà a raggiungerla. Ci riuscirà, l'ha quasi raggiunta, eccolo, ecco, eccoci, la Lapa, solo quello nella Lapa più caldo di noi dentro, forse. Allora, vi dico una cosa, aspetta. Ce la fa! Allora ricordatevi una cosa, aspetta che caccia chi tocca la Lapa, va a ricordo. Allora, volete la meditazione, la filosofia, l'estratto religioso di una cultura sciamanica che non è. Del non è, la cultura dell'è non è, essere non essere. Il maestro del non essere è il maestro dell'essere. E allora, comunque, volevo dirvi una cosa da ripetere in continuazione. Ripetete questa frase. Meno male che nella mia vita ci sono io. Meno male che nella mia vita ci sono io. Meno male che nella mia vita ci sono io a spiegarmi le cose. Chi me lo dovrebbe spiegare? Gli altri? State freschi. B. C. Saluto, assorbo. Meno male che nella mia vita ci sono io. E tu devi dire la stessa cosa. Si sta bene, temperatura tritolo, veramente, a parte questo qua che già abbiamo chiamato l'ingegnere. Ah, devo fare le foto, a proposito. Ciao Buccio, signor San Paolo. E che siamo tutto molto, Paolo della Veda Patrona. Ah! Così cantavo. Ah, oh, sono rami, allora, fuori temperatura hot, temperatura caldina, non lo so se mangia tuo figo sto caldo, ti ho detto di farla mangiare dentro, però non la vuoi farla mangiare, c'è molto caldo per lei, io mi sono fatto, ma c'è una, fuori e dentro fa fresco, fresco, pazzesco. Eh? Fuori fa molto caldo, però, ma proprio molto caldo, oggi è una giornata molto caliente,
Caura, caura, manna, caura, fa... Però mi sono fatto la doccetta e ho freddo. Freddo, fresco, proprio. Con una doccetta fresca ti rinfreschi. Spezzò il pene, lo diede ai suoi discepoli e disse: ora ognuno spezzi il suo pene e lo dia ai suoi, tipo inventò l'aereo. Allora, dopo il biscottino e il caffè, frantumato, vi dico una cosa, il male non è possibile distruggerlo. E allora, le persone che fanno il male, del male, quando poi hanno, nel caso dovessero avere successo per un po', quindi sono intoccabili o si sentono chissà che, dovrebbero fare del bene. Dice, ma che senso ha? Perché? Perché questa è la vecchia scuola, è l'unica possibilità, la redenzione. Non c'è altra possibilità, non puoi distruggere il male o distruggere il bene per intero. C'è caldo, 1-2, 1-2. E mo picchia tutto Yucca. Quindi, le persone che hanno fatto del male, qualora hanno successo, non devono continuare a fare del male. Là, questo è possibile, anche se non avviene spesso, soprattutto il tempo. Dovrebbero avere una forma di redenzione spirituale, mistica. Cercare di fare del bene, non continuare a fare del male. Dipende quanto si sono ammalati. Impazzite, vedi? Stanno facendo sia il vecchio che il nuovo. Questo è tutto nuovo. E là c'è il vecchio. Quello che già ha fatto i grappoli. Quindi stanno facendo tipo sia foglie che frutta. Vedi, questa è vecchia, questa è la vecchia uva che ha fatto prima, infatti è mezza. E invece queste qua sono quelle un po' più giovincelle. L'hai vista? Che forse non ci arrivo manco questa raccolta. Ah. Qua c'è qualche grappoletto. Ci sono, stanno facendo in continuazione. È come se sono impazzite. Vedi, vecchio e nuovo assieme. Vecchio e nuovo, vecchio e nuovo. Oh, 4 chicchi me li mangio. Le 3:30. Bello caldo. Qua il color... il rincogliona virus. Non c'è sicuro.
ore 16. Forse non c'è coibendazione nel tetto, però qui si sta bene, nessuna casa si starebbe bene senza aria condizionata, quasi questa. Mi ricordo, là c'era il giradischi ricavato da un mobile, c'era un mobile bianco con un giradischi incastonato. Poi qua c'era un mobile col giradischi, però fatto apposta per il giradischi, tipo stile povero, la specie di giradischi antico, solamente 78 giri, non c'era né 33 né 44, infatti non funzionava, era per quelli a 78 giri, forse funzionava quando ero piccolo, aveva l'ago come puntina, si apriva. Questo era antico, questo invece l'aveva fatto mio nonno, era un mobile con una vetrinetta e dentro c'era un giradischi 33 e 44 giri in plastica, era messo qua, non lo so dove, con la cassa, una cassa marrone, ma c'aveva anche le casse, aveva anche la cassa sua, era bianco con la vetrinetta, il legno, e mio nonno si metteva qua, fuori sotto, e zappava, mentre si sentiva i tenori, Jimmy Fontana, no, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre, facevano questi ritardi, no? Gira il mondo, gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. C'era una specie, ora il giradischi che era una versione per stranieri, internazionale, non lo so. Oh. Lui gli piaceva quello il tenore spagnolo, erano tre, Pavarotti e gli altri due. Lui gli piaceva uno spagnolo, quello là, non mi ricordo. Sposto, mi metto qua. Ah, c'è una cosa, guarda, prima che mi cade qualche cosa in testa, ma qua è bene, non è... mettiamo qua, mi stavo immaginando, facciamo così, no? Meglio, no? Mi stavo immaginando mio nonno che mi dice zitto, non dire cose di spagnoli, mia nonnatina, cos'è che faceva? Che musica su? Cusus spagnole. Mia nonnatina allora. Riprendere. Mia nonnatina, solo Gregorio Pecco. Se c'era Gregorio Pecco non lo so, risposto nel caso i nonni. Ah, si incazzano, ma qua è meglio, no? C'è niente. Mia nonnatina quando vede Gregorio Pecco che erano simpatici, Gregory Peck.
un attore molto bello, no? Dei tempi dei nonni. Mio nonno lo chiamava Gregorio Pecco. Pecco. Perché mi fa ridere? Nonno con le venezuelane, spagnole, venezuelane, se ne scappò e dice no, c'è un manico. Nonna, gli amici. Il tocco. Facci, facci. Forse la carico. Qualche la foto dei miei nonni e sono belli, di loro bellissimi, sono stupendi. C'è mia nonna che forse si era bevuta, mio nonno gli aveva fatto bere qualche vito in più al ristorante, erano altri tempi, una festa forse, e si vede che proprio che non era abituato a bere mio nonno non beveva, no? Invece mio nonno con la faccia nostalgica del furbacchione, che per estorcergli qualche bacetto in più, per dargli qualche bacetto in più si erano... Ma che sono belli, l'espresso di mio nonno sembra tipo un Little Tony di altri tempi, Little America. Sentimentale l'occhio, la mia nonna sembra fuori. Poi c'è la foto vecchia, però poi la foto questa in bianco e nero, la mia nonna sembra la corazzata che era uscita da là. Mio nonno tutto rizzittato. Io che erano belli, ai, ai. Un esempio, loro sono stati un esempio di amore. L'unico che ho avuto come famiglia, diciamo, bacetti, le coccole, si incazzavano anche, cioè, mia nonna lo riprendeva, era un po' dura mia nonna su certe cose, e mio nonno si faceva riprendere, poi cercava molto dolci, effetto di bacetti, era una coppia, l'amore. L'esempio che ho avuto di amore, se no gli altri miei nonni non erano così, saranno amati anche loro, però questo era proprio l'amore, questo delle effusioni, non eccessive, però si davano i bacetti, si coccolavano. L'aria è bellissima, è impagabile. Riesci a respirare a polmoni pieni, eh? Senti? Ah. 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 Respira, respira. Respiram. Però non troppo, se respiri troppo già mi stai chiamando sangue nato. Sono le 7:19 di un caldo lunedì. Cazzo di un caldo luglio, giovedì, io non lo so quello che è, questi dovrebbero essere, vi faccio vedere quello che è uscito dai mucchietti che ho provato per testare il terreno, qua il prezzemolo, questo si è ripreso qua, il mantucci. Qua stanno uscendo delle robe, le zucche, là l'aglio, guarda l'aglio, ciao, sono aglio. Qua stanno uscendo delle robe, non ho idea che cosa sono, qua anche, uscendo delle robe. Qui anche, non ho idea. Se tutto è... Queste forse sono carote. Non lo so.
so, pesticidi, queste cose. Qua ci sono le robe, questi sono i nostri, non lo so se là stanno uscendo delle piantine. Andiamo nel ring, dentro il ring, qua stanno uscendo delle robe, delle piantine. Anche. E qua anche. Là sono usciti, ci sono dei pomodorini, non lo so se riuscirà qua a portarli. Non ho idea, questo fanno parte dell'orto senza acqua. Non so se riusciranno. Questo glielo regaliamo a Natale. E qua abbiamo ripristinato il tubo. Ho ripristinato il tubo per portare l'acqua fino a quel fico lì. Ora poi annaffiamo, vedi? E c'è l'acqua e c'è tutto. Anche qua sotto, volendo, l'acqua può andare in tutte le direzioni. E si sta mantenendo, vedi? Questo poi vediamo dove lo possiamo piazzare, se lo vendiamo a qualcuno. Intanto sta continuando a crescere, un po' deboluccio. E qua c'è il ring, futuro ring, che ora è un ring di prova, di provola. Poi là c'è un fico, queste le pere, anche le mele stanno continuando, l'uva, non lo so quando vorrà, queste uva nera, non lo so, comunque si sta mantenendo, è abbastanza, è carina, è un amore. Tutto i pomodorini di Indirillò dell'orto senza acqua, non lo so se riusciranno, poi li rimettiamo a pomodorare. Non lo so se ce la faranno. Questi fighi, lei ce la sta facendo. Qua sta uscendo qualcosa, vedi? Sta uscendo qualcosa in mezzo ai peperoni, non lo so, non so manco che cazzo è che c'è. Questo è mais, forse, qua ho messo del mais. Guarda quante pere ci sono in quest'albero, dico. Guarda. Vedi, è pieno. Già con la vaschetta escono. Guarda lì. Dove sta? Ci arriva. E questo manco perde proprio. Perfetto. Cazzo, mi sono infilato i fichi di Zani. Così ritorna a ficcheggiare. Tieni.
pasta capused di altri di campo altrui. Un po' di vino bello poliziotto, come dicevano. Altra volta il colore finisce da nottambulo, così le tegole sono salve, eh? Salve sono le tegole, siamo le tegole. Bello sto questa marena, ci sono affezionatissima a questa. Sembra un mio familiare. Eccomi, guarda, visto? Non toccano più. Ok. Questo è tipo, se nei paesi, tipo a Cassero, cose che c'è la a Giarra, diciamo, con un po' di spazio verde. Gli è bellissimo questa marena, guarda. Però toccava là, visto ora? Guarda, guarda, a posto. Noi qua praticamente siamo in un polmone. In un polmone di da respirare. Tutta terra attorno, piante, animali, pare che siamo morti sotto te. Ma però vivi, non buttati nel terreno. Vedi, la marena è enorme, è diventato alto. Ah, e respiriamo, non ci sono batteri, non ci sono virus. Parte quelle degli animali stessi, però che hanno il loro habitat. Respiriamo dentro un polmone, Zani, come un polmone di ossigeno, di